Questa sera recupero della stagione sinfonica 2020, un grande concerto sinfonico tutto dedicato a Tchaikovsky. Fanio Komis dirigerà l'orchestra del Teatro Massimo Bellini, Lana Trotovsek solista e ancora avremo altri sinfonici a breve, lo Stabat Mater di Rossini dirige Claudio Patanè e dal 10 maggio l'Elisir d'Amore. Viva Tchaikovsky, viva tutti gli autori che hanno voluto omaggiare l'arte e la vera arte. Noi non possiamo far altro che subirla piacevolmente e anzi rilanciare un messaggio di pace, perché l'armonia è proprio su questo palcoscenico. This is my first time actually. È la mia prima volta qui a Catania, sono molto emozionato e sono entusiasta di avere la possibilità di potermi esibire qui a Catania, sia per il teatro che per il maestro che per tutte le persone dell'orchestra che sono insieme a lui. This concerto is probably one of il concerto per orchestra e violino di Tchaikovsky è uno dei pezzi più virtuosistici che il musicista ha scritto, e quindi è sia per me un ruolo abbastanza fondamentale nel concerto, ma allo stesso tempo è così un pezzo di musica così importante è incredibile da sentire che voglio vivermelo al massimo e soprattutto stasera in questo contesto. È la mia prima volta e non vedo l'ora veramente di esibirmi stasera in uno dei teatri più belli che abbia mai visto e in cui abbia mai suonato. Ho scelto proprio questo programma, visto che ci troviamo in questo momento, in un periodo assai doloroso, che è quello della guerra in Ucraina, e quindi ho voluto scegliere proprio questo repertorio che è affine un pochettino a quello che è il mood, i feelings, i sentimenti del momento. Quindi credo che possa essere ben gradito e che il messaggio possa arrivare soprattutto, anche perché credo che la cultura deve assolutamente distaccarsi da quello che è poi il mondo reale. La violinista è veramente eccezionale, io l'avevo già conosciuta, l'avevo ascoltata, l'avevo potuta apprezzare ed è veramente di altissimo livello, sia tecnico ma anche musicale, espressivo. E quindi certo è risaputo che il concerto di Tchaikovsky è uno dei concerti più diciamo difficili, più ardui da affrontare per un violinista, anche per il dialogo che c'è con l'orchestra e lo scambio col direttore, questo è sempre molto difficile da realizzare. La patetica che è, diciamo, il testamento di Tchaikovsky. È una sinfonia enigmatica, naturalmente è proprio il testamento che ha voluto lasciarci Tchaikovsky, ma sempre con un punto interrogativo. Una musica talmente forte, talmente profonda, talmente tragica, che il grande pathos che la contraddistingue alla fine ti svuota dentro. Sono stato sempre ospite qui del Teatro Bellini, sia come pianista che come direttore, e ritornare nel teatro della propria città con l'orchestra, con gli amici che sono qui, è sempre veramente uno scambio, un interscambio meraviglioso.